bisogna essere sempre più virtuosi perché oggi i costi per smaltire l'indifferenziato sono tali e tanti e sono un vero problema che a cascata vanno in capo questi costi ai cittadini. Quindi Comieco oggi, che è un partner da anni dove gestiamo il flusso di carta e cartone, oggi ci propone una campagna pubblicitaria proprio per migliorare la raccolta. Cerchiamo di farlo a spot, ma cerchiamo anche di canalizzarla e indirizzarla in un tempo più ampio, magari coinvolgendo scuole e altre istituzioni. In questo caso molto interessante è l'esposizione di pubblicità ad hoc negli scaffali, dove il consumatore va a raccogliere, va a comprare i brick che hanno un utilizzo svariato. Il messaggio è quello, rivolto sempre all'utente, di differenziare questi brick nella carta e non gettarli assolutamente nel multimateriale, dove sono un problema, possono costituire un problema per la selezione, e men che meno non gettarli nel giallo, nel differenziato, che alla fine diventano un costo. Allora, sono cartoni per bevande, cartoni per liquidi, e la parola cartoni ci dice che sono fatti al 75% di fibra di cellulosa e quindi che possono essere riciclati, anzi possono essere raccolti con la carta. E la novità che abbiamo qui a Cosmari è la capacità poi di separare i cartoni per bevande dall'altra carta e il cartone, proprio per garantire un riciclo dedicato in cartiere specializzate. Parte quindi una campagna che abbiamo messo a punto con Cosmari, che dice nella carta, perché i cartoni per bevande non vanno mai conferiti nella raccolta indifferenziata e nella raccolta del multimateriale leggero, perché diventano un rifiuto di fatto. Qui c'è l'opportunità di separarli, di avviarli a un riciclo per recuperare 100% sia della parte di fibra che della parte di plastica, ma il presupposto che siano nella raccolta giusta. Quindi parte questa campagna che interesserà molti dei comuni del bacino, ma anche tutti i mezzi pubblici, supermercati, le stazioni, proprio per far arrivare questo messaggio a tutti gli utenti, a tutte le famiglie. Appello anche ai bar, ai ristoranti, agli alberghi, dove c'è un uso importante di questo prezioso imballaggio, e chiediamo quindi a tutti di metterlo nella raccolta della carta, perché poi qui, grazie alla tecnologia presente in Cosmari, verranno separati e Comieco garantisce il riciclo. Comieco è il garante del riciclo di una gran parte della carta e cartone di questo bacino, in particolare degli imballaggi. Noi abbiamo una convenzione da diversi anni e qui in Cosmari organizziamo riciclo aperto. Vedete qui dietro alle mie spalle ci sono il materiale che viene utilizzato per riciclo aperto, dove ospitiamo ragazzi di tutte le scuole della zona. E quest'anno, l'anno prossimo, meglio in aprile del 25, ci sarà un evento dedicato proprio ai cartoni per bevande, proprio per ricordare l'importanza di metterli nella raccolta differenziata di carta e cartone, perché sono un tassello piccolo ma importante per aumentare ancor più l'alto livello di riciclo che abbiamo in Italia. Si riciclano 9 imballaggi su 10, ma alcuni si perdono ancora e dobbiamo recuperarli, perché è un'opportunità per l'ambiente, per il sistema industriale italiano e anche in parte per le tasche degli utenti e delle famiglie, che avranno poi un beneficio in termini economici dalla raccolta differenziata rispetto all'indifferenziata. La Macerata è ai primi livelli, a livello molto elevato come livello come intercettazione di carta e cartone. Ci sono degli spazi di miglioramento, uno è proprio sui cartoni per bevande, perché rispetto alle 12.000 tonnellate circa di carta e cartone ci sono 400 tonnellate che possono essere ancora raccolte sotto forma di cartoni per bevande. Territorio già molto virtuoso, e come in altri casi di territori particolarmente avanti con la raccolta differenziata, ci sono ancora degli spazi, dei canali di consumo da presidiare.